Hola, hola, sì, sovelli, sovelle. Allora, tipo è tardissimo. No, tardissimo, no. Tipo saranno le 10. E io sono in tenutissima, da casissima, cioè sono in pigiama praticamente. E mi sono data pure una sistemata, mi sono rinfrescata o truc. Non so se si vede bene così, perché mi sa che la luce deve essere messa al contrario. Esatto, un po' meglio. E, vi voglio fare questo video veloce. Volevo fare una diretta, ma a parte che ho il telefono scarico, perché cioè, lo macino, perché veramente ci aggiungo tutto il giorno, però almeno questo regge in maniera decente. Quando lo carichi riprende, quello vecchio, ciao. Quindi mi sono data una rinfresca, altro qua veloce perché volevo fare il video delle 25 domande. Però poi ho ricevuto un commento sotto l'ultimo vlog e ho detto, Deo risponde, cioè non ce la posso fare. Allora, come sapete io solitamente neanche rispondo a questi commenti, o comunque sì, gli ho risposto lì sotto, però la cosa finisce lì. Mentre stasera ho detto, basta, adesso gli rispondo, non sento rombe. Perché, ma non è che gli rispondo, però vorrei chiarire questa cosa, visto che comunque mi è stata chiesta tante di quelle volte veramente da vomito, cioè da far venire il vomito, e quindi ho detto, mo basta, rispondo e festa finita, almeno chiariamo questa situazione. Allora, mi garba, cioè a parte rompo il cazzo, tocca a me i capelli, lo so, però. Dunque, innanzitutto vi voglio dire che c'ho sulle labbra, perché tanto me lo chiederete, e visto che comunque sotto ce lo scrivo nell'info box, però tirala. C'ho questo qui della Wycon. Madonna, sti capelli sono guardabili, io non lo so. A me sto biondo, mi ha detto bene lì, erano meglio neri. Cioè mi ci vedevo bene, no? Ma sto un cadavere, quindi il biondo secondo me si munge ancora più. E questo è il numero 48. Ed è questo color mattone. Figo. Mi piace una frattata. Basta, poi non me le tocco più. Me li leggo e non me le tocco più. Ah, allora, questa ragazza sotto il video mi ha scritto, anzi, Francesca, Franci Weasel, che fa video e comunque vi lascio il link nell'info box del suo canale. Ma siccome lei comunque ci sentiamo tramite WhatsApp, cioè ci sentiamo privatamente, mi ha scritto, guarda, mi vedo bene, anche perché Francesca sa tante cose. E mi dice, guarda, mi vedo molto bene. E questa ragazza sotto gli ha scritto, ma meno male che le vedi bene te, perché io le vedo sempre uguali. Anzi, ha scritto, loro nel loro percorso dovevano stare via dei mesi, invece sono già tornati. Allora ragazze, io questo discorso di questo benedetto percorso lo vorrei chiarire una volta per tutte. Partiamo dal presupposto che io con voi sono sempre stata molto sincera e molto schietta, non per un resoconto personale, quanto perché mi piace essere così, cioè io sono così. Non mi sono mai vergognata di chi sono, non mi sono mai nascosta dietro a un dito. Non mi interessa, anche perché non me ne può fregare di meno, né di essere giudicata da qualcuno che non conosco, tantomeno da qualcuno al computer. Quindi, cioè, per me YouTube è una giostra una giostra, perché c'è, cioè, per me proprio inesistenti commenti del genere. Però essendo sempre stata sincera, le persone da me, allora, questo discorso comunque l'avevo già intrapreso tempo fa, però poi giustamente, no? Ora io lo faccio e poi non lo riprenderò mai più. Io risponderò alle domande che mi avete fatto perché ve l'ho chiesto, poi farò l'ask tot, però non ci voglio tornare più sopra, quindi solitamente ripeto, non rispondo neanche, ma perché non me ne frega. Però adesso veramente voglio, stringiamo, perché ci avete rotto cazzo.
Quindi, essendo sempre stata molto sincera, le persone da me forse hanno preteso sempre di sapere un po' più del dovuto, perché se di una persona te di solito solitamente sai alcune cose, quando poi le cose ti vengono negate, te le chiedi e ti vengono negate, la cosa può un po' scocciare, nel senso le persone ci rimangono male. Ed è successo questo, infatti tanti di voi mi hanno chiesto spesso tante cose che io poi non ho detto. Allora, a questo fatto del mio percorso, io vi ho semplicemente detto che noi saremmo andati via un periodo di tempo. Qualcuno ha detto in comunità, qualcuno ha detto in una casa di recupero. Comunque sia, sono cose dette da voi e non da me. Scusatemi, ma il mio babbo non sta bene, quindi ogni tanto devo andare a mettergli il cosino del caldo. Comunque, per quello che voi ne potete sapere, noi possiamo aver preso una casa in affitto in campagna e possiamo essere stati là. Io ve l'avevo detto, sarei andata via per riflettere su alcune cose, quindi io questo posso aver fatto. Nessuno vi ha confermato niente. Quindi il mio percorso lungo, se il mio percorso è stato più breve, ci sono delle motivazioni, non è che le cose vengono fatte a caso. Probabilmente la casa avevamo preso in affitto, ci è stata tolta, non la potevamo più pagare. Voi che cazzo ne sapete? Allora, la cosa che a me principalmente dà fastidio, ma per il semplice fatto che io non sono così cioè, non capisco veramente come le persone nel loro cervellino riescano poi ad elaborare determinati discorsi, mi viene a dire: ah, loro hanno fatto, loro hanno detto, cioè, io so a malapena le mie cose, quello che penso, quello che dico, quello che ho intenzione di fare, io so a malapena le mie cose. Come ti permetti, oppure delle amiche mie, cioè, come ti permettete di giudicare o di parlare di una persona che neanche conosci? Io posso benissimo essere andata a fare la prostituta in casa chiusa. Io posso benissimo aver venduto gli organi delle persone. Voi di me non sapete niente. Quindi, la cosa che io, questo è un consiglio, specialmente per la vostra vita, perché a me non me ne può fregare di meno. Cioè, io ribadisco, io stasera vado a letto col sorriso sulla bocca. Veramente, cioè, io vi regalerei un quarto della mia felicità adesso. E vi posso garantire che un commento del genere con un quarto della mia felicità non sarebbe venuto fuori. Questo vi fa capire l'infelicità della gente. Comunque, questo mi dispiace molto perché poi mi dispiace per te, però a ste lì, a ognuno il suo. Quindi, non lo so, è anche un consiglio, no? Perché uno nella vita poi si deve comportare in un determinato modo e ricevere poi dalla vita determinate cose. Non pensate sempre di sapere le cose degli altri, perché non si sanno le cose degli altri, specialmente su YouTube, non pensate di conoscere le persone che seguite tramite video. Ora, io sono una persona, ribadisco, molto schietta, molto sincera. Siamo in poche relativamente su YouTube, che soltanto con lo sguardo voi potete capire se una persona mente o meno. Poi ci sono quelle veramente brave che io, raga, a me mi si sgama subito. Però vi posso garantire che è molto molto triste voler giudicare una persona per quello che fa o voler pensare, credere di sapere che. È molto triste perché a me fa, io vi posso garantire che questo penso e mi fa capire questo, che questa è una persona molto triste, una persona che non ha niente da fare, che si mette a guardare video, ok? Perché anche io guardo video, però chissà perché un commento di Camilla. Innanzitutto è molto raro e se c'è è un commento innanzitutto ben ponderato, comunque un commento di un determinato tipo. Quindi vedere un commento di un determinato tipo mi fa pensare che tu sia una persona talmente infelice, talmente triste e sola che non hai nessuno che ti possa raccogliere, far raccogliere tutto quello che ti serve per evitare di essere innanzitutto così acida. Perché essere anche acidi, no? Perché uno poi c'è modo di dire le cose. E quindi mi rattrista molto questa cosa. Però mi rattrista fino a un certo punto. Io in questo momento sono una persona talmente serena. Cioè, a me mi potete dire quello che volete, mi hanno dato della trans. E gli c'ho scritto: ti piacerebbe avere un pisellone come il mio.
hanno dato del tegame e io gli ho detto grazie, è troppo buono. Cioè, io non sono una persona che si offende, anche perché la tua offesa a me non mi cambia la vita. Forse avresti voluto avere un quarto di quello io di tutto in generale. Quindi io penso che siamo tutti uguali, no? Da una parte, tutti siamo esseri umani. Alcuni determinati sentimenti ce li abbiamo tutti. Quindi se una persona è particolarmente acida, egoista, lezza, che sente gelosa degli altri, cioè a me mi fai soltanto dispiacere e mi fai nemmeno dispiacere, mi fai soltanto capire che io non sono gelosa delle altre. Quindi ti posso garantire che quello che ho me lo tengo e te vorresti molto di più di quello che hai. Quindi a me sta cosa fa sorridere. Comunque, io e Aline stiamo affrontando comunque un percorso e sarà molto lungo, anche perché è un percorso introspettivo, come ha detto Franci, un percorso come il nostro già vuol dire vivere tutti i giorni senza determinate sostanze, quindi già questo è un percorso, come vi ho detto l'altro giorno, svegliarsi la mattina, essere felici di quello che si ha, o comunque andare a letto la sera e dire oh, ho letto felice, ho letto contenta, e questo è un percorso molto molto importante. Poi sono stata io la prima a dirvi che sto andando da uno psicologo, quindi sono stata io la prima a dirvelo e quindi mi sono espressa e sono io che vi ho dato una certezza, ok? Però anche il dire che io sia andata in comunità o meno, ragazze, datemi retta, non lo dite perché non lo sapete, non è così. Io non credo innanzitutto nelle comunità. Ora, dopo questo potete fare il botto, potete dire quello che volete. Io non credo nelle comunità e non credo nelle strutture. Perché se una persona vuole smettere, smette da sola. La comunità io la credo giusta quando si è a un certo livello per distaccarsi da quel certo livello, ok? Te sei infognato come una merda, ok? Per riuscire ad uscire da quel livello di essere talmente infognato, vai in comunità e ti distacchi da. Però per come sono fatta io, però io l'ho sempre, sempre detto e sempre, sempre pensato questo. Quindi direi io sei andata in comunità. Non datemi retta, non straparlate delle cose che non. Ma fatelo, cioè a me non mi cambia niente. Cioè, a me non mi importa, io lo dico soltanto perché mi fa piacere essere chiara su determinate cose, chiara fino a dove voglio io, naturalmente, no? Chiara o Valentina fino a dove voglio io. Perché, ribadisco, il canale è nostro e voi lo sapete, a parte che io ho delle cicche che sono delle vere cicche e le vere cicche questi commenti non li scrivono, quindi a me, sinceramente, delle altre mi importa veramente il giusto. Cioè, mi importa veramente niente, quindi è come dissi quella volta che è venuto fuori quel putiferio di ACAB, ok? Io ragazzi ho uno stile di vita e l'avrò sempre un determinato stile di vita ed un determinato pensiero. Che voi lo apprezziate o che voi lo non mi viene come si dice, lo concordiate, si dovrebbe dire così, a me non tange. A me non tange perché il mio pensiero lo mantengo, cioè io non vado al mio pensiero in base a quello che pensano gli altri. Anche perché oramai a 33 anni non avevo questa cosa quando avevo 20 anni, figurati a 30. Quindi, chi mi ama mi segue, ci sono delle persone che mi apprezzano per quella che sono, perché sono logorroica, perché mi impuntano i discorsi, perché dico un sacco di cazzate e perché sono io, cioè stilip sono. Clip sono la cosa più bella del mondo, cioè, perché mi casca tutto dalle mani. Comunque, quando lasciate dire una porca, è perché quando ho le mani così, che ho fatto i cocci, ho lavato e non ho la crema, ho le mani secche, lisce e mi sguiscia qualsiasi cosa. Comunque, questi sono i lip migliori del mondo, cioè, allora, passandoci il dito potrebbe sembrare un po' appiccicoso, ma quando muovete le labbra, so qualcosa di. Mamma mia, sono micidiali, io li adoro. E per quanto io li adori, ce n'ho anche troppi poi. Comunque. E niente, era questo che vi volevo dire, perché,
Credo che nella vita si possa tutti migliorare, quindi oramai YouTube è pieno, me le chiamate cinghiali da tastiera, no, leoni da tastiera, o leonesse da tastiera, oramai è pieno, ok? Perché internet è così. Però ogni tanto è giusto ricordare a queste persone che purtroppo hanno presa soltanto su alcune fasce di persone. La cosa che a me diverte è che fondamentalmente nel mio canale non ci sono mai stati tantissimi haters, no? Haters. Ho un inglese, ragazzi, che è un britannico, vero, mi fa una pippa. Ho perso pure la voce, cioè sto stanca, devo andare a letto e per quello è so un po'. Perché a quest'ora, cioè, già me la dormo da un pezzo. Perché sono una pensionata hardcore. E mi sono persa. Che fanno presa solo. E quindi io nel mio canale ho sempre avuto poche persone che comunque avevano un determinato atteggiamento. Perché, a parte la signorina Kagazzi, che c'è, che si chiama Takatsu, Tafakatsu, una cosa del genere, che mi ha sempre punzecchiato. Sempre. Però, cioè, sono quelle persone, io ribadisco, li do sempre l'importanza pari a zero, e quindi con me non si divertano. Cioè, io non so una diva che si impunta con le persone, le denuncia se dicono quello, cioè loro questo lo fanno e hanno presa su un determinato tipo di persone. È per questo che io nel mio canale dico mio, perché è per questo che io nel nostro canale non ho mai avuto tantissimi haters, perché la gente fa un commento del genere per avere una certa reazione da parte mia. Se sta reazione da parte mia non c'è, è normale, la persona poi dice, va, cioè, non c'ha nemmeno più voglia poi, no? Quindi io questo lo dico proprio. Io, cioè, se ci troviamo faccia a faccia, non sono una persona che le cose te le fa dire più di tanto, cioè, nel senso, ognuno il suo spazio, non entrare nel mio spazio. Molto educata, io sono educatissima e cerca di essere educata anche te. Se mi trovi fuori, sicuramente sono una persona che, se mi viene detto determinate cose, non è che te la faccio passare liscia, nel senso liscia, fra parentesi, anche perché io non sono né violenta, io non sono mai stata una persona violenta, però sono una persona che ti dice le cose sbabam, a 24 arate nel muso, no? Che c'è, cioè, non ho di questi problemi. Però su internet o comunque in un canale credo che non abbia assolutamente nessunissimo senso mettersi a discutere. Poi, se è, ma questo l'ho sempre detto, se è un commento intelligente, ben venga, se ci può essere un miglioramento su qualcosa. Tante ragazze mi dicono, guarda, Ami, è anche detto bene, non ti tocca capelli, diventi agitata se troppo. Avete ragione, glielo scrivo sempre, avete tutte le ragioni del mondo. Ma io faccio veramente fatica, cioè nel senso, se ti do. Ti dà fastidio questo mio comportamento, non mi segui, perché ti giuro che a me qualche volta, riguardando qualche video, mi viene il nervoso e mi verrebbe da schiaffeggiarmi la faccia a mano aperta, perché vi giuro che mi odio. Per questo dico, come cazzarola fanno ste citte a guardarmi? Fatto sta che ho le persone che mi guardano perché probabilmente mi vogliono bene, e questa credo sia la cosa maggiormente importante. Comunque sia, questo era un. Mi piace sto rossetto. Questo era un piccolo appunto che volevo fare prima di andare a letto, perché ero comunque un po' truccatina. Spero che comunque il vlog vi sia piaciuto. Noi siamo stati da Dio sti 2 giorni, cioè siamo stati una favola. Qualcuno di voi mi ha chiesto perché vedete molto meno Aline, perché Aline adesso sta dai suoi e non sta più qua da me, quindi non conviviamo più insieme, né io dai suoi né lui da me. Abbiamo deciso comunque di vederci giornalmente, ci vediamo tutti i giorni, ora tutti i giorni no, però ci vediamo regolarmente. E la sera torniamo ognuno a dormire per conto suo. Quindi io adesso io ho Aline a disposizione, così poi tempo me lo godo e c'è. Voi lo sapete poi come la penso io per i vlog, non è che sono mai stata una grande vloggatrice. Vloggo più un'uscita con Ugo perché faccio due chiacchiere che purtroppo che pur che
che invece portarvi fuori con me quando vado in giro, una cosa che sinceramente non ho mai fatto e non riesco benissimo a fare, però. E quindi niente, siamo stati talmente bene in questi 2 giorni che vi giuro che vi auguro veramente a tutte di trovare una persona come io ho trovato lui e come lui ha trovato me, che ci guarderemo sempre le spalle e che ci amiamo a questa potenza. Cioè, veramente, è un amore fisico, un amore mentale, un amore chimico, è una cosa che io sono stata fidanzata 13 anni con Manu. Era una cosa che io sono stata fidanzata 1 anno e mezzo con Nasti. Era veramente una cosa che io non avevo mai provato. Un amore, un'attrazione fisica, un amore patologico, patologico, un amore psicologico a questi livelli. Io lo auguro veramente a tutte, perché vi riempirebbe le giornate. Io l'ho detto anche a lui ieri. Te pensa quanto siamo stati mongoloidi. Noi avevamo tutto e ci siamo giocati tutto, quello perché comunque avevamo dei problemi di base, entrambi, prima di conoscerci. E quindi poi quando fai l'accoppiata, specialmente per due caratteri come i nostri, che non hanno limite, però vi posso garantire che nel male è andata molto bene, perché altrimenti io, come vi ho già detto, non mi sarebbe passato neanche lontanamente per l'anticamera del cervello di fare una vita diversa da quella che facevo. Quindi ve lo giuro, ve lo auguro col cuore. Va bene, io porto lo scaldino al mio babbo, porto di nuovo, porto fuori Ugo perché comunque ci deve andare perché poi è piovuto tutto il santo giorno. Vi mando un bacio gigantesco. Sappiate che vi lovo e siete le mie più grandi sostenitrici. Voglio un mi piace, anche io non sto scherzando, lo sapete quando ve lo dico, io scherzo, io un mi piace, storia non me ne può fregare di meno. Vi mando un grande bacio, domani, se non è domani, domani l'altro, vi metto il video delle domande. Fate i bravi, spipeggiate poco.